Siamo nel cuore delle Alpi Apuane, entriamo in una delle 80 cave di Carrara. Gli operai tagliano blocchi di marmo all'interno della montagna. L'ambiente della cava è quello più pericoloso, perché lì quando succede che il monte cede, una frana sotto, può esserci più di un lavoratore. 10 morti in soli 3 anni, conta amaramente la CGIL, dentro e fuori le cave. Tutti coloro che hanno responsabilità è una sconfitta, sono numeri che ricordano una strage. Ieri l'ultima vittima, Luca Savio, è morto qui a 37 anni in questo deposito dove si movimenta il marmo, colpito da un lastrone. Ma no, come può essere successo? Non si sa, non ne so dire niente, non lo so. Perché lei non era qua ieri? Sì, ero qua, ma guardi. Non se lo sa spiegare il titolare, mentre i magistrati terminano il sopralluogo. Si indaga anche sul tipo di contratto, durava solo una settimana, ma chi lavora nella ditta accanto da un anno lo vedeva tutti i giorni. Non mi metta in difficoltà, no, perché è curioso. Io e i miei dipendenti hanno tutti il contratto a tempo indeterminato. Sua moglie racconta di un primo contratto regolare, poi la disoccupazione, fino a quest'ultima chiamata. L'ho richiamato, ho fatto questi giorni. E poi gli aveva detto: Luca, tranquillo, stavo vedendo per vedere se si può fare un contratto a 6 mesi o a tempo indeterminato. È venuto a casa contento. E poi invece così.